benvenuti. Madonna, ma che capelli tengo! Rilasciamo. In questo video mangerò per una settimana tutti i cibi tipici dello studente fuori sede. Quindi cominciamo con il cibo dello studente fuori sede per eccellenza, ossia pasta col tonno. Allora, lo studente fuori sede ha poco tempo perché deve mangiare prima che arrivino i suoi 12 coinquilini, quindi riscalda l'acqua nel bollitore. Lo studente fuori sede non ha la bilancia per pesare la pasta, o meglio, ce l'avrebbe la bilancia, però tocca alla sua coinquilina comprare le batterie e questa coinquilina non lo fa. Quindi lo studente fuori sede, per misurare la pasta, la butta nel piatto. Ok, a casaccio proprio. Ok, lo studente fuori sede non guarda i minuti di cottura, quindi la pasta verrà sempre o troppo molla o troppo dura. La pasta si butta direttamente sul piatto e la scatoletta di tonno con tutto l'olio ovviamente si butta sopra. Perfetto. Ah, sembra delizioso, andiamo a mangiare. Buonissima. Ora, a parte gli scherzi, c'è un motivo se questa pasta ha tanto successo e non è solo il costo. È che è buona, cavolo. L'aggiunta dell'olio nella scatoletta gli ha dato qualcosa, secondo me. Perché riesce ad arrivare anche dove il tonno non riesce ad arrivare, quindi la insaporisce tutta. La cosa veramente buona è che ogni tanto ti capita quel pezzetto di tonno, o presunto tale, e secondo me là proprio la tua bocca danza. Buonissima. Capisci che una roba è di qualità quando la mangi al peggio è ancora buona? Primo pasto da studente fuori sede fatto. Sono partita col botto, ora potrò solo andare peggiorando, va bene? Ci rivediamo stasera. Buonasera. Allora, questa sera, da bravo studente fuori sede che non vuole farsi da mangiare, prenderò un kebab. Non ne mangio uno dal 2012, quindi è ora di farlo di nuovo. Il kebabaro non vendeva birra, quindi l'abbiamo presa in un altro posto. Sono emozionata all'idea di mangiare un kebab. Eccolo, si presenta, beh, bene direi. Io non so neanche come mangiarlo perché mi ha dato una forchetta. Assaggiamo. Il kebab cazzo è pazzesco però, ragazzi. Madonna. È abbastanza piccante comunque. Allora, probabilmente non mangerò più un altro kebab per altri 10 anni. Però questo, Chiara ha preso una piadina. Come la descriveresti? Buona. Buona. Allora, adesso sono da Kebabis a Ferrara. Secondo me, se vi piace il kebab e volete mangiarlo, qua è buono, poi il tipo è stragentile. Perfetto, sono un po' piena adesso. Cena andata, ci vediamo domani per il secondo giorno. Buongiorno. Ieri sera, da brava studentessa fuori sede, sono uscita. Quindi stamattina non sono andata a fare la spesa, perché ricordate che lo studente fuori sede fa la spesa ogni giorno. E a pranzo mangerò un altro piatto tipico, con però quello che c'è già in casa. Quindi oggi mangerò ovviamente pasta. Aggiungiamo l'olio. Mantechiamo. Grana. Acqua del rubinetto messa in frigorifero e andiamo a mangiare. Anche perché voi non lo sapete, ma sono le 11:40, perché lo studente fuori sede non fa colazione per risparmiare. Beve il caffè e fuma sigarette. Io non fumo più. E non bevo il caffè perché mi fa venire attacchi di panico. In realtà no, adesso non mi fa più venire attacchi di panico, solo ansia, sta diminuendo. Ci voleva. In Veneto diciamo buona l'acqua il di dopo, buona l'acqua il giorno dopo. C'è stato un periodo in cui mia mamma, ogni volta che bevevo acqua, mi guardava: hai bevuto ieri sera? Non esiste la sete in Veneto, esiste la riidratazione. Perfetto, top. Ci rivediamo stasera. Un altro cibo molto gettonato tra gli studenti fuori sede sono le spinacine / le cotolette già pronte, quelle che costano tipo 2 euro, 1 euro, le metti in padella e sono pronte. Una volta esistevano quelle tipo aia che costavano 1,29 euro, però mi sembra che le abbiano tolte dal commercio perché erano cancerogene tipo. La soluzione è stata le amadori, 2,19 euro, le mangio con delle patatine fritte, visto che ho la friggitrice ad aria. Però lo studente fuori sede non ha la friggitrice ad aria, quindi con cosa lo mangia? Non lo so. Se siete studenti fuori sede, ditemi con cosa mangiate le spinacine / cotolette. Allora, patate, spinacine.
E due. Sembra tipo il menù bambini dei ristoranti. Comunque invitante. Vado a mangiare. Buono. Non sono mani queste, ma quelle che hanno tolto dal commercio erano molto più buone. Mi sta piacendo molto la dieta dello studente fuori sede finora. Perfetto, cena finita, ci vediamo domani. Per concludere la trinità delle paste dello studente fuori sede, oggi a pranzo mangerò pasta col pesto, ovviamente già pronto, ovviamente sotto marca, ovviamente non deve costare più dell'€1,50, questo l'ho pagato 1,29 se non sbaglio, senza aglio, non l'ho fatto apposta, lo studente ama l'aglio perché lo protegge dai vampiri. Quindi cominciamo. Oh no, la coinquilina che non lava mai i piatti ha sporcato tutte le forchette. Come farà lo studente fuori sede a mangiare? Laverà una delle forchette che la coinquilina ha lasciato sporche o prenderà un cucchiaio? Regola numero uno dello studente fuori sede, mai lavare i piatti del coinquilino. Quindi, ok, si usa mezzo barattolo oggi e mezzo la prossima volta. Di solito sono queste le misure. E vado a mangiare. Alexa, metti The Boys. Questa volta mi è uscita un po' al dente. Io e gli altri abbiamo... Lo studente fuori sede difficilmente Alexa, ma io sono anche un po' boomer. Abbiamo due telecomandi e non so bene quale devo usare per far cosa, quindi Alexa è la cosa più semplice. Non sono sicura. No, è l'altro telecomando. Visto? Ho messo un bel po', voleva solo il meglio. Ho messo un po' troppo pesto, ma vabbè, prima o poi lo digerirò. Ci rivediamo stasera. Buonasera! Allora, questa sera sono in giro, mangerò in un ristorante. E qual è il ristorante preferito dello studente fuori sede? McDonald's! Ecco qua, ho preso del tè, perché poi con la coca non dormo, e un boh, tipo chicken, ma non so cosa sia, mi sembrava strano, è anche un po' troppo piccolo. Me lo immaginavo più grande, ma vabbè dai. Io adoro i cetrioli del Mac. Io non so cosa sia sta roba, non è... Cipolla caramellata. Una cipolla... Io al Mac prendo sempre la stessa cosa, Big Tasty. Non c'era. Ti ho detto, aspetta che provo qualcosa col pollo che non l'ho mai assaggiato. Avete presente quando provate qualcos'altro in un ristorante e poi vi pentite di non aver preso quello che prendete di solito? Ecco, è quello che provo io adesso. Te l'avrei consigliato. Perfetto, vado a prendermene altre 4. Ci vediamo domani. Buongiorno, oggi sono a casa dei miei, però fingiamo che sia ancora una studentessa fuori sede. Mangerò un'altra pietra miliare dell'alimentazione dello studente fuori sede, ossia piadina con prosciutto e mozzarella. O sottilette, non lo so, una mozzarella, facciamo mozzarella. Prosciutto ovviamente budget, quello che costa meno, anche queste, quelle che costavano meno chiaramente. E cominciamo. Buttiamo la piadina. Giriamola prima di bruciarla. Buttiamo la mozzarella. Ok. Prosciutto. Un pomodorino. E voilà. Sta pisciando. A me piace la piadina, ma non la mangio mai. Boh. Avrei dovuto scolare la mozzarella. Inutile piangere sul latte versato. Comunque buona. Beh dai. Ci stava, molto buona, mi ha riempito parecchio. Chissà perché, il caldo forse, la birra da mezzo con i bibanesi che ho bevuto prima. Boh, tante cose possono essere. Direi che ci rivediamo stasera. Buonasera, sono appena tornata da lavoro. Stasera non urlo perché i miei stanno dormendo sopra di me. Visto che non è tanto tardi, ho deciso di farmi una cenetta un po' chic. Un risotto allo zafferano. Ovviamente lo studente fuori sede lo prende precotto. Pronto in 10 minuti, più semplice di così. Allora, mezzo litro d'acqua, un bicchiere di birra. Ci butto già il mio risotto disidratato. Allora, si sta un po' attaccando. Mescoliamo, da bravi chef. Non ho guardato a che ora l'ho messo, non so se sono passati 12 minuti. Ok, ora spengo e lascio un minuto a riposare. Oh oh, la mamma si arrabbia. Ma la mamma dorme, si arrabbierà domani. Scherzo, ho pulito. Perché ho un po' di risotto. La mamma non è la nostra schiava. Sa proprio di giallo. Formaggio. E assaggiamo questa prelibatezza di Lucas. C'erano un sacco di risotti, tipo anche la pescatore e gli asparagi. Sempre 1,69€ tipo. Le bollicine.
finito. Speciale veramente. Anche oggi è andata e ci rivediamo domani. Buongiorno! Oggi farò un po' una chicca, nel senso che non tutti gli studenti fuori sede possono permetterselo, ma quelli che possono permetterselo la comprano, che è un piacere. Sto parlando ovviamente delle lasagne già pronte. Viva la mamma, perché sappiamo che è la mia marca preferita. Aspetto ancora la collab, però anche loro, che cazzo serve fare la collab se continui a sponsorizzarci a gratis? Fate bene, vorrei essere anch'io così intelligente. Quindi, l'ultima volta l'avevo fatta al microonde, questa volta sono tentata di farla al forno. Ci mette molto di più, tipo 18 minuti, rimuovere la pellicola protettiva e mettere la vaschetta nel ripiano centrale, non oltre i 180 gradi. Ci rivediamo tra 18 minuti. Allora, posso anche spegnere. Non ho intenzione di metterla in un piatto, perché quando ne ha la possibilità lo studente fuori sede non sporca piatti. Potrei aspettare, provare un morsetto, ustionarmi e poi dire ok, aspetto. Ok, aspetto. Ok, è passato qualche minuto. Umanamente mangiabile. Più buono al forno che in microonde, chiaramente. Mi ha fatto anche una mezza crosticina sopra. Un'altra pessima idea è mangiarlo con 35 gradi. Se faccio così prende aria? Sto sudando. Perfetto, è stato un parto più che un pasto. Sono lavata la schiena, vado a farmi la doccia e ci rivediamo stasera. Questa sera un altro piatto tipico dello studente fuori sede, ossia toast. Ho preso il pan carré. Come cazzo se esce questo? Ho anche preso quello di marca. Ok. Ho optato per il formaggio tigre, perché ricordi di infanzia. Prosciutto e prosciutto. Perfetto. E go. Perfetto. Così semplice e così buono. Mi era stra mancato il formaggio tigre. Di solito non lo compro perché ce ne sono dentro 7. Cioè, che cavolo fai con 7 sottilette? Non puoi neanche fartene 4? In ogni caso, lo studente fuori sede non compra il formaggio tigre, compra il formaggio della marca del supermercato. Ma io ho voluto usare. Direi che ci rivediamo domani. Buongiorno! Per oggi a pranzo avevo in mente altro, ma la pagina Il coinquilino di M mi ha fatto venire in mente una cosa che io sono sicura di aver già provato agli albori della mia permanenza fuori casa. Voglio rifarlo. La pasta con la passata di pomodoro cruda. Comincerei a cuocere la pasta. Qua intanto abbiamo della buonissima passata di pomodoro non scaduta. Ugo Marola. Ed ecco a voi la pasta al pomodoro dello studente fuori sede. Vado a mangiare. Un po' di formaggio. È buona. Alla fine, se usi un pomodoro buono, il mio era abbastanza buono in realtà, direi che è molto fattibile. Ovviamente lo studente fuori sede non usa il pomodoro buono. Dove l'avevi comprato il pomodoro? Napoli. Davvero? Ah. Pendice del Vesuvio. Davvero? Quello che è buono. Infatti ho detto, cazzo, ma è buona sta pasta. Mi fai cadere il palco, così io devo fare una settimana in cui mangio di merda. Napoli. Perfetto, più buona di quanto volessi, quindi niente, non mi dà neanche acidità di stomaco. Anzi, con l'estate c'è sto caldo, il pomodoro fresco sopra mi ha anche aiutato a sudare meno. Pranzo andato, ci rivediamo stasera. Buonasera, cioè in realtà è ancora pomeriggio, ma devo andare a lavoro anche stasera. Questa sera mangerò un altro spuntino cena tipico dello studente fuori sede. Me l'avete scritto quando ve l'ho chiesto su Instagram, e appena me l'avete scritto a me sono riaffiorati i ricordi. Cioè io ho veramente cenato con questo. Sto parlando chiaramente di tonno e cracker. Questi non sono cracker, sono tuk cracker, ma non avevo i cracker. Quindi, come si mangiano? Molto semplicemente, apriamo la scatoletta, mettiamo il tonno sul piatto, apriamo i cracker, mettiamo un po' di tonno sul cracker. È una delizia. Io non so che cavolo ci mettano nel tonno, ma il tonno in scatola c'ha questo sapore che...
Io ho mangiato solo una scatoletta, però effettivamente o prendi le scatolette grandi o mangi più scatolette. Era il mio spuntino cena, probabilmente quando finirò di lavorare ne mangerò ancora. Direi che ci rivediamo domani per l'ultimo giorno. È volata questa settimana. Buongiorno! Allora, sono arrivata a Ferrara. Lo studente fuori sede durante il weekend ha preso i soldi dalla nonna, quindi la prima cosa che fa appena che arriva a casa è ordinare Just Eat, chiaramente. Cibo tipico da ordinare su Just Eat, oltre chiaramente alla pizza, è il sushi. Però ho pensato che un altro cibo che sta prendendo piede tra gli studenti ultimamente è il poke. Pok, chiamato come cazzo vi pare. Ecco qua il mio poke. Ci ho messo gamberi, polpo, avocado, cipolline, sesamo, cavolo, riso venere e basta. Ah, anche cetrioli. Così vi mostro la mia abilità di mangiare con le bacchette. Mi ha tagliato i gamberetti a pezzettini così sembrano di più. 10 euro. È tanto? Ditemi voi. Dirò una cosa, so che sto ripetendo solo un concetto che tutti conoscono, ma il cibo sano costa stra di più rispetto a quello spazzatura. Ok, non riesco più, userò una forchetta. Perfetto, finito. E ci rivediamo stasera per l'ultima cena. Buonasera. I piani per l'ultima sera erano un pelo diversi, nel senso che l'ultima cena che avevo scelto era pizza surgelata, perché la pizza surgelata comunque è un pasto importante per lo studente fuori sede. Problema, sono uscita a fare aperitivo e alle 9 erano già chiusi tutti i supermercati. Come l'ho risolta? Facendo una doppietta oggi e ho preso la pizza da Just Eat. Ovviamente, come farebbe lo studente fuori sede, ho scelto la pizzeria che regala la bibita. Avevo chiesto una Fanta, mi hanno dato una Pepsi, ma è gratis, non puoi neanche lamentarti. Poi tonno e cipolla. Il tonno comunque fa parte dell'alimentazione base dello studente. La cipolla aiuta sempre per tenere distanti le creature mitologiche. Per tagliare forbice, perché altrimenti si sporcano troppe posate. Chiaramente la qualità di questa pizza non sarà eccelsa, costa poco e è buona. A Bologna la prendevo sempre da Lady Pizza, mi pare si chiamasse, sempre verso le 2 di notte, tanto stava aperta fino alle 3-4. Signori amici, il rapporto di fiducia che c'è tra lo studente fuori sede e la pizzeria che sta aperta fino alle 4 di mattina è più forte di un matrimonio. Diamo un voto a questa settimana. Personalmente, io che l'ho vissuta, 10. Cioè, è stato bellissimo. Io direi che questa settimana ormai è finita, da domani riprenderò a cucinarmi il cibo, a fare la spesa grande a inizio settimana, questa vita un po' monotona. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qui, ci vediamo nel prossimo video, grazie!